Ciao, oggi voglio parlarti di un'azienda australiana che produce degli accessori per DJI Mavic Mini 2. Adesso insieme facciamo l'unboxing di questo pacco che mi è appena arrivato e facciamo direttamente con voi dalla azienda Scotty Mavic Staff. Eccoci, unboxing. Diretta, proprio in diretta, vediamo un po' di farsi male anche in diretta, perché vediamo un po', il mio assistente, vedi, ci hanno messo un po' di scotch, ecco qua, vediamo un po', ecco qua, intanto controlliamo l'imballo, come voi vedete c'è un sacco di bella robina da riciclare nella plastica. Allora, controller case, andiamo a vedere, eccolo qua, andiamo a inserire il mio controller e come vedete è ben protetto e addirittura ha, vedete, degli alloggi per far sì che voi non smontiate i cinestick. Questo ha anche la possibilità di essere agganciato a una eventuale cintura e sotto ha lo spazio che serve per mettere il connettore per la ricarica. Adesso apriamo il 3 battery case. Allora, vediamo questa, se l'apertura è da questa parte, come sembra segnalato. Vediamo. Allora, come vedete, i bottini, garanzia, anche questo. Guardate, questo ha già montato l'applicazione per metterlo alla cintura. Quindi andiamo a prendere, come vedete, questo si è sposto la scatola, vedete. Il vostro accessorio originale DJI viene inserito all'interno del case, viene bloccato e qui vedete che la parte per la ricarica, i vari connettori sono liberi e qui andrete a mettere le vostre batterie nell'accessorio che già fornisce DJI. E da qui, non so se si nota, potete vedere il livello di carica delle vostre batterie. Questo accessorio serve anche a tenere in sicurezza le vostre batterie, ma soprattutto mettendole a una cintura con questo accessorio qui, vi potete, senza dover andare a cercare niente, avere la vostra batteria subito disponibile per continuare i vostri voli. Altro accessorio che ho ordinato è il drone case. Andiamo ad aprirlo. Andiamo a vedere. Anche qui ci sono le istruzioni. Quindi io lo vedo per la prima volta, come voi, quindi questo è, come l'accessorio precedente, è il sistema di fissaggio per il drone case e quindi ora andiamo a vedere com'è fatto. Guardiamo. Eccolo qua, guardate bello. Qui viene aperto e mettiamo il nostro drone in sicurezza e già pronto per uso. Il vostro drone sarà protetto dagli urti, lo potete agganciare alla cintura, quindi pensate, potete avere tutti i vostri accessori sistemati in una vostra cintura e averli a disposizione al momento che vi servono. Con questi 3 accessori abbiamo la possibilità di portare
il nostro DJI Mavic Mini 2 con noi e avere batterie, drone e controller sempre con noi. E adesso l'accessorio che desideravo da tantissimo tempo e poi da provare, i cine stick che andremo a aprire. Andiamo a vedere. E ora li andiamo a montare sul nostro controller. Allora, il primo l'ho già montato, adesso io monterò il distanziale che trovate all'interno della confezione a fissare sul nostro controller. A questo punto manca solo il video per vedere la sensibilità come cambia con questi cine stick. Ecco, allora ora ho montato i cine stick sul controller. Come vedete, questo è appena messo, quindi vedete non offre resistenza, quindi, e questo è praticamente bloccato. Come andiamo a sbloccare? Teniamo qua sotto una ghiera, che è questa, se vedete c'è una ghierettina in questa posizione qua, prendiamo la ghiera e andiamo a svitare il controller. Facciamo dei giri e vedete che ha cominciato ad avere una certa mobilità. Naturalmente questo è, diciamo, da settare secondo i nostri piacere, il nostro piacere, insomma. Vedete qui ora si muove ancora di più, dipende come lo volete usare. Si può usare così, in questo modo. Vedete che questo, vedete la mobilità diversa? Questo fa una grande escursione perché è appena appoggiato, questo fa un'escursione minore. Per aumentare l'escursione, quindi avere più possibilità di spostare il vostro drone, vedete, ora si sta spostando, si sposta in modo ben più evidente. Questi spessori servono, una volta che avete individuato il vostro settaggio, vanno inseriti all'interno qui sotto vi faccio vedere, vanno inseriti qui sotto, vanno portati all'altezza che desiderate. Così avrete, una volta che li montate, sempre il solito movimento che avete settato in precedenza.